Euroregione News. Rimarrà aperta fino al 22 giugno a Villa Manin la mostra Trame di Cinema, che ospita la straordinaria collezione di costumi disegnati da Danilo Donati e realizzati dalla storica sartoria Farani. Nelle 18 stanze sono presenti 111 abiti commissionati da alcuni dei più importanti maestri del cinema italiano, da Federico Fellini a Pierpaolo Pasolini. Il sovrintendente dell'azienda speciale Villa Manin, Piero Colussi, ci aggiorna sull'andamento della mostra. La mostra di Villa Manin, che sarà aperta fino all'inizio dell'estate, è un'occasione unica per vedere e toccare i grandi costumi realizzati dal nostro premio Oscar Danilo Donati per quella stagione del cinema italiano che fra gli anni 60 e 70 ha veramente dominato la scena mondiale. È una mostra che piace tantissimo, ogni visitatore che esce esprime il proprio apprezzamento e la propria meraviglia per una mostra veramente straordinaria. Tra pochi giorni, 10 maggio, ci sarà un incontro con uno dei grandi stilisti, uno dei più grandi stilisti italiani, con Roberto Capucci, grande amico di Danilo Donati e della sartoria Farani, che incontrerà il pubblico, racconterà le meraviglie di questo grandissimo artigiano che è stato l'unico italiano a portarsi a casa 2 premi Oscar per i costumi del Casanova e di un film di Franco Zeffirelli. La mostra di Villa Manin è una proposta da non perdere, sta attirando l'attenzione di grandi musei europei che hanno visto il catalogo e hanno visto le immagini. Va segnalato che contemporaneamente, proprio negli stessi giorni, a Roma c'è un altro grande appuntamento dedicato questa volta a Pasolini, per cui il gemellaggio Friuli e Roma si consolida anche con questo doppio appuntamento. Una mostra di costumi non è una mostra consueta, è una proposta abbastanza poco frequente, è una mostra che si può vedere più facilmente a Londra e a Parigi piuttosto che a Villa Manin. Ecco, al Museo del Cinema di Torino in questi giorni c'è una mostra con 12 costumi, nemmeno da mettere con i 120 costumi che abbiamo noi. Avete ascoltato Euroregione News.